Buonasera, 6 aprile 2004 stavamo tutti qui per il fallimento del Foggia e ci ricordiamo bene quei momenti. Ora 16 luglio 2012 la Madonna del Carmine purtroppo ci ha riservato una brutta giornata e ce lo dimenticheremo, non ce la purtroppo scorderemo mai. E questi momenti purtroppo nel cuore dei tifosi del Foggia non si dimenticheranno mai, come non ci dimenticheremo mai le belle imprese e i bei ricordi. Io ho tanti ricordi, purtroppo sempre in Serie C, C2 e C1, perché purtroppo ero piccolo quando Serie A, Serie B, quindi no, li ho potuti vedere per videocassette e DVD. Però basta girarci, ora c'è il cartellone, però siamo dietro al famoso Zaccheria e alla famosa Curva Sud. Basta girarci tutti insieme. Purtroppo oggi è una giornata commovente, quindi purtroppo nel cuore dei tifosi rimarrà per sempre. Io ho tanti ricordi belli. Un ricordo bello, mi ricordo Foggia Nocerina 2002, 22 dicembre 2002. Faceva un caldo bestiale, non sembrava Natale, ma sembrava estate praticamente. Segnò De Zerbi su punizione il primo gol. La curva esplose, 15.000 spettatori in C2, anzi 18.000. Mi tolsi la maglietta, tutta la curva, un altro poco cademmo giù. E lo stesso Foggia Brindisi 2003, purtroppo dovevamo festeggiare la promozione in C2, che l'abbiamo festeggiata al Flaminio di Roma, però comunque 23.000 spettatori in C2, non lo so quale squadra, insomma, quale altra città poteva averli. Foggia Napoli 8 dicembre 2004, 4-1, che dire, quella fu veramente un delirio. Purtroppo c'era anche il fatto della capienza, oltre 10.000 spettatori, ormai questi lavori non li finiscono più, non so da quanto tempo. È anche un messaggio alle istituzioni, quando mettete a norma questo benedetto Zaccheria, non lo so. Avevano dal 2004 che dissero, da quando stava Trinastic addirittura, mettiamo a norma lo stadio, niente. E vabbè, fatto purtroppo la gestione di questi 2 anni della famiglia Casillo ha lasciato un po' a desiderare, un bel po' a desiderare. Con il primo anno, 21 luglio 2010, non se lo dimentica nessuno, quel pomeriggio infernale dei 60 gradi all'Ariston, 60 gradi dentro all'Ariston, non se lo scorderà nessuno. Purtroppo quello fu un momento bello che secondo me, a mio avviso, è stato rotto dalla famiglia Casillo, perché per me Zeman voleva rimanere e sarebbe rimasto, con buone garanzie sarebbe rimasto il mister, il maestro Zeman sarebbe rimasto. Purtroppo non hanno dato garanzie, buone garanzie, la famiglia Casillo. E che dire, i 4.500 abbonati, gli incassi degli abbonati, delle partite, dove sono andati? Vi sto dilungando un po', ma purtroppo queste cose bisogna dire. Io vi lascio con un solo grido, forza Foggia, è un momento. Stringiamoci tutti insieme, dalla D, dall'eccellenza, dove ovunque andremo noi ci saremo. È un appello che faccio a tutti qua. Oggi siamo qua per sostenere il Foggia in qualsiasi categoria starà. Forza Foggia, ragazzi, e non vi lasceremo mai, dai. Bravo.